Ciao ragazzi. Allora, io ovviamente non avrei voluto mai fare questo video, però devo assumermi le mie responsabilità e quindi eccomi qua. Il titolo l'avete letto, ho fatto un gesto molto molto brutto, del quale mi vergogno e che trovo ingiustificabile, ma adesso ne parliamo. Nelle ultime ore sta girando un video, lo ha reso pubblico Arbitrino, perché riguarda me e lui, questa cosa. Per darvi un contesto, è Roma-Napoli, YouTuber League, è una partita sicuramente molto nervosa, molto sentita, non devo spiegarvi quanto ci tenessi, ma non è neanche troppo importante, è tutto relativo, è un gesto che io considero comunque ingiustificabile, al di là delle mere motivazioni, che ovviamente sono a caldo, quello che volete, però si va oltre, quando si sbaglia bisogna assumersi le proprie responsabilità, anche se sono cose che purtroppo in campo a volte succedono, mai avrei pensato che potessero succedere a me perché non ho mai fatto nulla di questo tipo, non è un comportamento che mi rappresenta e lo sapete, insomma, mi conoscete, se mi conoscete da un mese, da 2 mesi, da 2 anni, da 10 anni, lo sapete, quello che vi porto, come comunico, quello che sono, ci sono persone che mi sono vicine, che mi conoscono ancora meglio, quindi figuriamoci, non è una cosa che immaginavo di poter fare, tantomeno star qui a raccontarvela. Siamo inizio secondo tempo, è una partita, vi dicevo, sentita e le discussioni con Arbitrino erano tante da una parte e dall'altra, lui poi ha un modo molto anche arrogante di rispondere ed è il primo ad ammetterla questa cosa. Racconta che al corso di arbitri gli è stato proprio consigliato di aggredire prima di essere aggredito, no? E quindi lui ti alza la voce, ti risponde male, tutte queste cose qui che nella YouTuber League spesso fanno anche innervosire un po' tutti. Però io, proprio perché mi conoscete, ho sempre cercato anche di tutelare il più possibile la figura di Arbitrino, di giustificare degli errori che sono umani e quindi figuratevi. Purtroppo in questo caso non ci ho visto e me ne vergogno, perché dopo una decisione che non mi stava bene e che porta al 3-1 del Napoli, io mi avvicino e insomma, la scena qualcuno di voi l'ha vista su Instagram, io preferisco non farvela rivedere. Però diciamo che vado faccia a faccia con Arbitrino facendo questa cosa qui, quindi un principio di testata molto molto brutta. E aggiungo che cazzo hai deciso, che cazzo hai deciso, perché la sensazione in quel momento a caldo da campo era appunto che ci stesse penalizzando, come d'altronde l'aveva il Napoli, come settimana scorsa potevano averle altre squadre. Sono cose di campo e purtroppo ci sono cascato con tutte le scarpe. Di solito sto molto attento a tenere un comportamento giusto, rispettoso, degno di quello che è questo evento, di quello che vi vogliamo raccontare, delle persone che sono presenti lì e soprattutto del diretto interessato, che è l'arbitro, che è una figura che va sempre, sempre, sempre rispettata. Mi vergogno di questa cosa e ripeto, la trovo ingiustificabile. Mi sarei voluto scusare a prescindere in privato con il diretto interessato, mi sta un po' sul cazzo rendere pubbliche queste faccende, sono sincero. E qui apro subito una parentesi. Qualcuno di voi ancora mi critica il video post Milan Roma in cui mi lamentavo dell'editor. Quella è una roba concordata con lui, cioè prima ci si chiarisce in privato e poi si decide eventualmente insieme di fare un video pubblico, per come ragiono io. Però il chiarimento in privato è fondamentale, ecco. E adesso ci arriviamo, perché intanto una domanda che ho ricevuto è perché questa cosa non è nel video? E vi rispondo subito. Io vi dico che avrei voluto tenerlo questo gesto nel video, perché era brutto e volevo assumermi le mie responsabilità. Mi è stato consigliato, quasi mi è stato vietato, se vogliamo, da miei collaboratori che organizzano con me la YouTuber League di inserire questo gesto perché è molto brutto e perché non fondamentale per il racconto della partita. Non è la prima volta, nel senso che noi, anche per il pubblico che abbiamo, sappiamo che ci sono delle cose che in campo non dovrebbero succedere, però a caldo a volte succedono. E cerchiamo sempre di limitarle. È successo lo scorso anno con alcune persone, di cui non faccio nomi perché non voglio metterle in difficoltà. È successo anche quest'anno, è successo anche in Roma-Napoli. E personalmente la sera prima dell'uscita del video ho scritto io a una persona per chiedergli: ma sta parte la tengo o non la tengo? Capiamo. Mi ha ringraziato per essermi interessato. Quindi cerco sempre di non mettere in difficoltà le persone, a patto che ovviamente possa essere
tolta quella parte. Se è fondamentale per il racconto, per esempio, c'è un'espulsione, c'è un gol, c'è un cambio campo come nel caso della finalissima Lazio-Juventus, ovviamente sono costretto a tenerla e raccontiamo quello che succede. Però in questo caso qui, coerentemente con altre occasioni, si è deciso di togliere la cosa. Ora, torno a ripetere, avrei voluto chiarire con il diretto interessato, perché lui ha detto che non gli ho chiesto scusa. Ovviamente a caldo io non ci ho parlato, ero molto arrabbiato e non volevo peggiorare la situazione. Poi io sono uno che è sempre molto trasparente nelle cose e quindi non ti chiede scusa per darti il contentino. Ho preferito aspettare qualche giorno, non l'ho sentito, la partita è stata mercoledì, il video è uscito domenica, in questi giorni non ci siamo sentiti, non l'ho voluto cercare perché stavo molto male in primis io per quello che avevo fatto, mi dispiaceva per la partita, per il mio comportamento, quindi ho preferito non sentirlo. Poi con lui siamo abituati ogni volta che esce il video a sentirci, per confrontarci, cosa è andato bene, cosa è andato male, lui ogni tanto mi dice qui effettivamente ho sbagliato, qua invece avevo ragione, facciamo un punto, di solito succede sempre. Tant'è vero che domenica, ieri, insomma, esce il video e dopo il video, tempo di una doccia e di pranzare, io lo chiamo. Lui non mi risponde. Passano 5-10 minuti e mi arriva il tag su Instagram della sua storia in cui mostra il gesto che io nel video non avevo messo e poi comincia a dire tutte le cose che avete letto su Instagram. Ora, io ripeto. Mi sarei scusato in privato con l'arbitrino perché è il minimo che potevo fare e sono costretto a scusarmi in pubblico perché lui ha reso pubbliche queste cose. La verità è che non ha mai voluto lui un chiarimento privato. Non so se lo voleva in settimana prima dell'uscita del video. Sicuramente da quando è uscito il video non l'ha voluto perché mentre io cercavo di chiarire in privato e gliel'ho anche scritto, se ha intenzione di chiarire, parliamone qua, non mettere storie. Il suo interesse evidentemente gli faceva comodo, era far girare questa cosa qua online. L'ho fatto su Instagram, l'ho fatto su TikTok, l'ho fatto aggiungendo altre cose. Mi dispiace, mi ha deluso molto, perché il mio gesto è brutto, ripeto, è un gesto a caldo che va condannato e del quale mi assumo le responsabilità, sono qui davanti a voi e ci mancherebbe altro. Il problema è che poi penso che sia molto brutto. Anche a freddo, potendo ragionare dopo dei giorni che sono passati, prendere e prima di chiarire con una persona mettere online determinate cose, con il solo scopo evidentemente di mettere in cattiva luce me, di smerdarmi probabilmente, di rovinare un po' tutto. Dopo che in tantissimi precedenti, e lo sapete, io mi sono sempre schierato dalla sua parte. Ha sbagliato tante volte, anche in passato ha sbagliato contro di me, eppure questa scena l'avete vista soltanto in questo caso e ci mancherebbe altro, non la vedrete mai più. Però da parte mia c'è sempre stata comprensione e aggiungo, ve lo dico anche dopo la partita, non esiste immaginare che la Roma abbia perso questa partita per l'arbitro, che ha sbagliato da una parte, ha sbagliato dall'altra, l'abbiamo persa per altre motivazioni, ma qui la Roma, il calcio c'entra poco, c'entra il gesto, ripeto, e su quello mi assumo il 100% delle responsabilità e me ne vergogno perché, torno a ripetere, non è un gesto che mi rappresenta, punto. Non è un gesto che mi rappresenta. Si può sbagliare, siamo esseri umani e sono abbastanza in imbarazzo, ma è toccato a me e quindi non ci sono giustificazioni e non ho interesse nel trovarle. Purtroppo c'è stato un atteggiamento, secondo me, un pochino scorretto dall'altra parte, che mi ha obbligato a fare questo video perché io ne avrei parlato in privato e probabilmente sarebbe stato meglio. Vista la situazione, sono stato costretto a parlarne con voi e questo è quanto. Mi scuso con tutti per avervi mostrato questo lato di me che fortunatamente non avevate visto e che neanche io pensavo potesse uscire. Torno a ripetere che sono molto deluso dal dopo. Mi sono sentito un pochino preso in giro e pugnalato da una persona che sicuramente è stata male per un gesto brutto fatto a caldo, ma che in modo sereno e calcolatore ha voluto sparare merda su di me dopo che ho provato a trattarlo bene, bene, bene e lo sapete, lo avete visto, lo sa lui, lo sanno tutte le persone che ho intorno e che partecipano a questa competizione in tutti questi mesi.
Non c'è altro da dire se non scusatemi e scusa anche Arbitrino perché il gesto rimane molto brutto.